È successo di ogni nel Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1 che si è svolto ieri sul circuito di Silverstone. Dunque oggi Racing Podcast a freddo per parlare della gara che tra errori di strategia della Ferrari, safety car e anche uno spaventoso incidente ha regalato comunque una vittoria alla rossa. Vince Carlos Sainz per la prima volta in carriera alla 150esima gara della carriera. È una gara comunque che lascerà tanto discutere per evidentemente gli errori del muretto Ferrari e anche per alcune dinamiche di gara. Partiamo però per una volta dall'inizio e analizziamo quello che è successo evidentemente al rettilineo della prima ripartenza, perché è chiaramente logico che dopo questo pauroso incidente la gara sia stata sospesa per poi riprendere. Succede il finimondo, di fatto alla prima curva un mega incidente coinvolge quattro vetture, un tamponamento causato da Gasly in partenza coinvolge Russell e Joe. Gasly c'entra inizialmente Russell che di fatto si gira gomma su gomma tra Russell e Joe, Guanyu Zhou si ribalta, di fatto vedete l'auto del pilota cinese è di fatto cappottata, finisce letteralmente oltre le tribune, ha un impatto pauroso, quello che ha coinvolto il numero 24 che ha fatto sinceramente temere il peggio. Per fortuna dopo il pilota è stato ricoverato in ospedale ed è risultato comunque cosciente e in buone condizioni nonostante un incidente veramente che ha fatto temere il peggio, perché il pilota cinese, come vedete da questa immagine, si è appunto cappottato e ha percorso le vie di fuga in asfalto, non si è fermato in quelle in ghiaia, è andato addirittura oltre le barriere della prima curva facendo veramente temere il peggio, visto che come vediamo anche il roll bar dell'Alfa Romeo Racing si è appunto divelto immediatamente e per fortuna c'è stato l'alo che ha salvato letteralmente una vita in Formula 1, altrimenti non parleremmo di un incidente finito bene. Guanyu Zhou si risveglierà appunto in ospedale con un grandioso spavento, non correrà in Austria probabilmente perché le conseguenze comunque ci saranno anche solo dal punto di vista mentale. Fatto sta che subito la gara di Silverstone regala un'emozione molto forte e molto cruda in questo caso, poi per fortuna nella seconda ripartenza ci saranno altre emozioni anche per altri motivi, soprattutto se siete tifosi della rossa, soprattutto simpatizzanti di Charles Leclerc. Peraltro Guanyu Zhou non è l'unico pilota che è stato coinvolto in questo pauroso incidente, è stato ricoverato in ospedale anche Alexander Albon che ha subito un tamponamento da parte di Sebastian Vettel, anche in questo caso in partenza. Albon poi in realtà, vedremo dall'onboard, subirà un paio di colpi fortissimi a destra e a sinistra per i giri laterali eccessivi, dunque è stato ricoverato in ospedale anche per la thailandese e ha subito dei impatti importanti. Non sappiamo se anche Albon correrà la prossima gara che sarà questa settimana in Austria, fatto sta che appunto per fortuna possiamo narrare di un incidente soltanto spettacolare, anche se nel senso più negativo del termine. Si ritirano dunque Guanyu Zhou, Alexander Albon e anche George Russell, che dunque interrompe la striscia di piazzamenti nei primi 5 posti consecutivi. C'è spazio evidentemente per il resto della gara. Il resto della gara che regala emozioni a non finire, che però culminano con la vittoria di Carlos Sainz, dunque prima in carriera per lo spagnolo, per il quale suona la marcia reale di nazionale spagnolo, ma è una vittoria in particolar modo molto discussa, perché la Ferrari si rende ancora una volta protagonista di errori per quanto riguarda il muretto, e non è la prima volta quest'anno, in un contesto che inizialmente era molto favorevole alla rossa di Maranello, che poi si tramuta subito in una rincorsa, perché Carlos Sainz era in testa, di fatto sbaglia a un certo punto all'ingresso della sezione veloce di Magnus Chappell e Becquez, perde la macchina, Verstappen lo passa e comunque si ritrovano con una Red Bull davanti e dietro le due Ferrari con Sainz davanti a Leclerc. A un certo punto Verstappen però ha problemi di affidabilità, ancora una volta la affidabilità è un fattore e lo vedremo anche in un fattore scatenante a fine gara, e alla fine la Ferrari si ritrova con 1-2 con il pilota spagnolo davanti al pilota monegasco che sta giocando il mondiale. Qui la Ferrari inizia un po' i primi errori, le prime risposte generiche, le prime indecisioni che si riveleranno fondamentali poi per la gara successiva e anche per il svolgimento evidentemente della stessa. Carlos Sainz è evidentemente più lento, Leclerc nonostante un danno capitato nei primi giri con un contatto con Perez è comunque leggermente più veloce del pilota spagnolo. Non vi è dato l'ordine di scuderia in tempi rapidissimi, che Sainz alla fine cederà la posizione al monegasco e dunque è 1-2 Ferrari con Charles Leclerc davanti a Carlos Sainz, con dietro Lewis Hamilton che sembra trovato quello dei tempi belli, macinando giri veloci su giri veloci. Fatto sta che la gara va avanti così fino di fatto alla safety car di Ocon, una safety car causata dall'ennesimo problema di affidabilità, la Renault, la Alpine, meglio, del pilota francese, si pianta nel rettilineo prima di curva 9, la curva Cops, e di conseguenza entra la safety car. E qui succede evidentemente l'errore più grave evidentemente del muretto Ferrari, che anche oggi
oggi probabilmente ha buttato via una doppietta, o quantomeno di mettere due Ferrari sul podio. L'errore più grave è quello di lasciare Leclerc fuori con gomme bianche usate e far fermare evidentemente Sainz con una gomma rossa nuova, gomma rossa che sarà fondamentale evidentemente per far permettere, speriamo, di vincere. Qual è il mio problema? Che se hai un 1-2 Ferrari in safety car, in un pit stop dove si perde meno tempo, perché si perdono 9 secondi anziché 19, non ha assolutamente senso far fermare solo un pilota dei due. Peraltro Sainz, che è vero che partiva in pole position, è vero che gli è andato il contentino, ma comunque è anche vero che Leclerc era davanti con una macchina meno performante, perché aveva una ala rotta strutturalmente parlando, ma i tempi dicevano il contrario. Leclerc comunque, a pari livello di Sainz, se non in questo caso leggermente superiore, anche con un pezzo in meno. Non ho capito per quale motivo, sinceramente, Leclerc è rimasto fuori con gomme dure, con tutti gli altri che sono stati evidentemente costretti a fermarsi, hanno approfittato della sosta forzata di Ocon in mezzo alla pista e della safety car per mettere tutti gomme rosse. Fatto sta che prima degli ultimi 10 giri solo Leclerc, dei piloti davanti, è con le gomme dure, tutti gli altri fino al sesto classificato, che era Lando Norris, erano con gomme soft. Potenzialmente tutti i 5 piloti dietro Leclerc potevano giocarsi il podio, con Leclerc che avrebbe dovuto soffrire le pene dell'inferno. Qui il muretto Ferrari entra ancora una volta in gioco con un team radio discutibile a dir poco, e questa volta il team radio discutibile è con Carlos Sainz, ed è il secondo della giornata dopo che già Leclerc ha ricevuto il team radio non propriamente idilliaci, diciamo così. Carlos Sainz gli viene chiesto di far da tappo semplicemente agli altri piloti, prendendo lo spazio di massimo 10 vetture, che è il regolamento massimo che permette di schierarsi a ogni vettura con la safety car presente, in modo da permettere a Leclerc di fare una partenza migliore e tappare di fatto gli altri. Qual è il problema? Che Leclerc innanzitutto ha due gomme di svantaggio rispetto a Sainz, quindi non aveva senso un ordine del genere, visto che in due curve Sainz probabilmente l'avrebbe ripreso, Charles Leclerc. E secondo motivo, non ha senso perché tutti gli altri piloti, come detto prima, hanno tutte le gomme più morbide, quindi a parità di condizioni. Ed è ovvio che Hamilton con gomme morbide, Perez con gomme morbide, persino Alonso e Norris con gomme morbide avevano potuto avere chance di passare non solo Sainz, ma anche Leclerc. E di conseguenza è ovvio che Sainz si sentisse un attimino risentito dal team radio, che infatti la risposta dello spagnolo è stata: perché mi state facendo questo? Sainz puntualmente passerà Leclerc in pista, e non poteva che essere altrimenti. Leclerc in gomme dure non aveva assolutamente chance di difendersi, ma non è colpa di Leclerc, è colpa di Sainz, è colpa del muretto Ferrari che non ha fatto un doppio pit stop. Con doppio pit stop probabilmente parleremo di una vittoria di Leclerc e di una seconda posizione importante per Carlos Sainz, per recuperare dei punti in ottica mondiale, perché Verstappen non ha mai più risolto il problema di affidabilità. Verstappen che finirà praticamente a After the Music per i suoi standard. Invece abbiamo un podio molto strano che comunque rende giustizia a una pole position di Carlos Sainz, perché è vero, Sainz vince ed è primo e di fatto scavalca George Russell in testa alla classifica, o meglio alla quarta posizione della classifica mondiale, ma è una soluzione molto platonica, perché Leclerc, nonostante i punti recuperati, è comunque terzo, perché con la quarta posizione, perché Leclerc ovviamente non si potrà difendere né da Perez, che finisce secondo, e né tantomeno da Hamilton, che sembrava comunque l'Hamilton dei bei tempi, finendo appunto terzo, non è appunto riuscito ad accumulare quei punti necessari per arrivare quantomeno alla seconda posizione. Ora, va detto che Leclerc, anche con la vittoria a Silverstone, avrebbe limitato comunque i danni, tra virgolette, avrebbe fatto una rimonta importantissima, ma il mondiale rimane comunque sempre indirizzato verso una Red Bull che a lungo termine pare favorita. Peraltro settimana prossima, o meglio questa settimana, si corre in Austria, circuito dove storicamente la Red Bull è sempre andata forte. Una vittoria di Leclerc avrebbe comunque messo una seconda posizione in classifica mondiale di Leclerc e un morale molto diverso in ottica rincorsa mondiale. Con questo quarto posto il morale di Leclerc, posso capire, sia evidentemente sottoterra, ma non è colpa né di Leclerc né di Sainz, sono arrivati primo Sainz e quarto Leclerc. La responsabilità principale, a mio modo di vedere, è del muretto Ferrari, che prima non dà un ordine chiaro quando Leclerc era più veloce di Sainz in primo stint, e l'ordine scuderia anzi viene dato tardi, quando Hamilton magari stava completamente riavvicinando. Hamilton ha fatto una gara clamorosa oggi, e il secondo errore viene fatto su Carlos Sainz, che in seconda posizione con due mescole di svantaggio non può sentirsi dire di fatto lasciare il maggior spazio possibile tra lui e Leclerc, in modo che Leclerc possa difendersi con le gomme dure usate, evitando il ritorno degli altri con le gomme soft, Sainz compreso. È ovvio che Sainz si senta un po' preso in giro, ed è ovvio che Sainz abbia fatto il sorpasso in pista con due mescole di vantaggio, che è assolutamente legittimo dal punto di vista di Sainz. Peraltro, prima vittoria in carriera con il tiro dato, adesso Sainz è evidente che potrà aiutare Leclerc, ma anche oggi, nonostante una vittoria, il muretto Ferrari, a mio modo di vedere, è stato oltremodo rivedibile, perché ha buttato via due
due macchine a podio sicure e poteva recuperare ancora più punti rispetto a un Verstappen che ha vinto solo settimo, per questo problema di affidabilità che ancora una volta penalizza una Red Bull che fosse totalmente a posto, sarebbe ancora di più la macchina migliore del mondiale, secondo me, senza se e senza ma. Gli altri piazzamenti abbiamo dovuto analizzare dopo il marasma della safety car. Alla fine è quinto Fernando Alonso, che appunto si è ritrovato anche lui con il jolly insieme a Perez, insieme a Norris, delle gomme soft all'ultimo giro, e difende le posizioni dopo la ripartenza della safety car, perché appunto il quarantenne spagnolo finisce quinto. Altra grande gara per Alonso. Sesto è Lando Norris, che si riscatta dopo due gare tendenzialmente anonime, ma è ovvio che Norris, dentro di casa, vada molto forte. Settimo invece è Verstappen, che di fatto la gara la corsa a handicap dopo il problema di affidabilità che lo ha visto protagonista dopo aver passato Sainz, che ha sbagliato appunto dopo la curva di Chapel. Ottavo è Mick Schumacher, che fa una grandiosa gara e ottiene i primi punti della carriera. Nona posizione, dunque due punti ridati per Sebastian Vettel, che nonostante si sia reso protagonista di un tamponamento inverecondo al povero Alexander Albon, finisce in qualche modo a punti. E decimo Kevin Magnussen, con una Haas che è tornata a essere competitiva e per la prima volta in questa stagione piazza due punti. È un'altra buona prestazione in questo caso per il pilota danese, che si riscatta dopo tre gare abbastanza incolori. Veramente la gara di Silverstone è stata sicuramente la più spettacolare, una gara molto intensa per vari motivi: l'incidente di Joe, gli errori del Moretto Ferrari che ancora una volta sono evidenti, e se ci fosse secondo me un Moretto un po' più competente, un po' più sul pezzo, come quello della Red Bull, come quello di questa Mercedes, che comunque nonostante sia una macchina inferiore riesce a fare le strategie corrette ogni santa domenica, probabilmente parliamo di mondiale ancora più combattuto di quanto non lo sia già. In ogni caso, tra una settimana, ripeto, questa domenica meglio, si corre in Austria. Lì la Red Bull è favorita, la Ferrari secondo me dovrà difendersi. Certo, secondo me che questa vittoria di Sainz è veramente dolce e amara, perché è vero, vince una Ferrari, ma se avesse vinto Leclerc è ovvio che in ottica mondiale avremmo avuto una rimonta ulteriore, cosa che invece qui non c'è stata. Il distacco tra Verstappen e Leclerc è comunque importantissimo, sono 181 punti per l'olandese e 138 per il monegasco. In mezzo c'è Perez, che ha fatto ancora una volta una gran bella gara di rimonta. In questo caso anche Perez ha avuto problemi, in questo caso all'alettone anteriore, come Leclerc, ma la Red Bull ha cambiato l'ala mentre la Ferrari no, e alla fine, sfruttando gioia della safety car, il messicano finisce secondo. Comunque grandissima stagione per il pilota messicano. Non è comunque Perez, non è comunque Leclerc, non è comunque Hamilton il driver del giorno. Per una volta il mio driver del giorno è Mick Schumacher, perché ha fatto i primi punti in carriera. A me Mick Schumacher, sapete, non piace, spesso gli do contro, ma bisogna dare atto che questa gara è stata veramente costante. Sappiamo che Mick come caratteristica principale ha la costanza di rendimento, e con questa macchina che a Silverstone è stata competitiva è evidente come Schumacher abbia trovato la sua dimensione. Silverstone è una pista che conosceva, ci ha già vinto anche in Formula 2 a memoria, e comunque non ha fatto una gara senza sbavature. Ha avuto problemi di affidabilità con la macchina, ha fatto anche errori suoi, e interrompe una streak di mancate punti consecutivi che di fatto era arrivata a quasi 30 gare, perché dobbiamo contare le gare dell'anno scorso con la Scarbonella e le prime 9 gare di quest'anno. Bravo Mick Schumacher, diamo a Mick quel che è di Mick, quindi per una volta gara consistente, evidentemente per il pilota tedesco, figlio del 7 volte campione del mondo Mick Schumacher sulla Ferrari. La decisione del giorno non è assolutamente in discussione, è il muretto Ferrari, perché è vero che vince, porta un quarto posto, ma ripeto, c'erano le chance per avere probabilmente una doppietta sul podio e con una Red Bull fuori dal podio, perché secondo me quella strategia un po' più ad hoc, la classificazione sul podio doveva essere due Ferrari sul podio e Hamilton terzo, Red Bull che avrebbe dovuto rincorrere, e dunque altri punti guadagnati per la Ferrari nel titolo costruttori. Questa vittoria di Sainz è importante perché fa morale per il pilota spagnolo, che comunque ha fatto delle buone gare ultimamente, e è importante per avere un contentino per il muretto Ferrari, che può adesso aiutare finalmente Leclerc. Il problema è che secondo me questo contentino è arrivato troppo tardi, quando i giochi dovevano essere già fatti prima. Vedremo se nella seconda parte di stagione ci sarà questa svolta da parte della Ferrari, che secondo me è ancora favorita rispetto a questa Red Bull e a questo Verstappen. Staremo comunque a vedere cosa capiterà già a partire dalla prossima gara. Austria, che ospiterà anche Formula 2 e Formula 3, prima evidentemente di andare a Le Castellet, una Formula 2 che vede ancora una volta la prima posizione in classifica di Felipe Drugovich, il pilota brasiliano, un pilota brasiliano che evidentemente fa una gara di conserva e finisce due volte nelle prime 5 posizioni. Ci sono ancora una volta due vincitori diversi in questa sessione di weekend di Formula 2, perché arriva la prima vittoria in carriera per Jack Doohan, pilota australiano, figlio di Mick, pilota e campione del mondo con le due ruote nella 500, e dunque suona Advance Australia Fair per il pilota del junior team della Alpine. Arriva
In seconda posizione Ayumu Iwasa, pilota anche lui giovane ma della Red Bull Junior Team, pilota peraltro portato onda, pilota che ha raccolto secondo me molto meno di quanto sperato in questa sessione di Formula 2. E terzo è Enzo Fittipaldi, che comunque si dimostra un pilota sul pezzo in una macchina non così competitiva, perché Fittipaldi corre con il team Charuz, che è appunto un team di media bassa classifica, ed è lui di fatto che porta punti. Seconda vittoria in stagione per, secondo po' di stagione, scusatemi, per Fittipaldi. La gara 2, quella che assegna invece più punti, la vince Logan Sargeant, pilota che è salito dalla Formula 3 quest'anno, è un pilota junior della Williams e dunque prima vittoria di carriera anche per lui in Formula 2, e per lui suona The Southern Bundle, l'inno nazionale statunitense. Ho detto malissimo, ma ci siamo capiti. Secondo è Theo Pourchaire, che dunque accorcia su Felipe Drugovich, anche se il distacco è di 42 punti, e sono tanti, nonostante ogni weekend in Formula 2 regali due gare a evento. E terza posizione per Liam Lawson, pilota protetto della Red Bull, che anche lui ha raccolto molto meno di quanto sperato. Lawson è un pilota su cui mi fa veramente spuntare tanto, e speriamo che domani possa avere posto nel piano di sopra, anche se probabilmente sarà difficile. Formula 2 è stata anche protagonista di un gramoloso incidente, ancora una volta protagonista Roy Nissany, pilota australiano molto falloso. Nonostante anni e anni di categoria, Nissany ha un contatto con Auger, peraltro Nissany fa una manovra sconsiderata buttando fuori il pilota norvegese, che prende di fatto il volo sul fessore dell'ultima curva, curva Vale, e impatta letteralmente sul pilota israeliano, che un po' gli va a ritorcersi contro questa manovra che appunto ha fatto il pilota norvegese. Per fortuna anche qui cockpit e halo salvano letteralmente la vita dell'israeliano, si parla solo di 2-0. Vedremo se il pilota italiano correrà la gara di Austria, perché quello che ha fatto è veramente una cosa sconsiderata. Per fortuna né il norvegese Auger né il giapponese sono fatti male, e di conseguenza possono raccontare di essere presi anche in questo caso un grosso spavento, non come Guanyu Zhou, ma è ancora una volta un buon giorno per ribadire che queste vetture, anche con l'halo tanto discusso negli anni passati e ancora oggi in modo inopinato, abbiano dimostrato di essere veramente tanto sicure e salvato ancora una volta la vita di tanti piloti. Chiudiamo il Racing Podcast con la Formula 3, che è comunque tornata a riaprire le ostilità dopo di fatto oltre un mese di pausa. Ancora una volta è il leader del campionato Victor Martens, che rimane tale dopo un podium, settimo posto nelle due gare, ma anche qui due vincitori diversi nelle prime due gare. Vince Isaac Hajar, che fa il bis dopo il Bahrain, e per lui suona la marsigliese. In realtà la marsigliese è doppia, perché sul podio c'è appunto Victor Martens, pilota francese, lui del Alpine Junior Team. Hajar invece è un protetto della Red Bull. Terza posizione invece per Rhys Ushijima, che di fatto è un nippo americano ma che corre con licenza britannica. Primo podio in carriera per il pilota che corre per il team VAR, ma la Sport, che dispone della livrea evidentemente più bella secondo me delle categorie inferiori. La vittoria invece di gara 2 va ad Arthur Leclerc, fratello di Charles, dunque suona l'inno nazionale monegasco per la seconda vittoria in carriera del fratello di Charles, peraltro ancora una volta a Silverstone dopo l'anno scorso. Seconda posizione per Zach O'Sullivan, protetto di casa, pilota britannico che partiva dalla pole position, 17 anni per lui. E terzo Oliver Burman, che torna di fatto sul podio anche lui dopo il Bahrain. Burman è un pilota protetto della Ferrari. Gli italiani hanno fatto invece delle gare chiaroscure, molto bene per le potenzialità evidentemente dei piloti più in gara 2 che in gara 1. I migliori sono stati Federico Malvestiti al secondo anno in Formula 3, un classe 2000, 13esimo, e 14esimo invece Francesco Pizzi, che è stato l'unico pilota italiano al momento a portare punti a Imola in gara 1. Parliamo però di piloti giovanissimi, perché Pizzi è un classe 2005, quindi andrà aspettato. Malvestiti invece è un po' più esperto, è un classe 2000 ma che corre con un team di seconda fascia, ovvero il team Jenser. Non appunti ancora una volta anche Enzo Trulli, che invece corre col team Carlin, che invece qui è cresciuto tanto sia in Formula 3 che in Formula 2, perché appunto podio sia con Lawson sia con ovviamente Osaya, ma soprattutto anche la vittoria importantissima di Logan Sargeant. Tutte queste categorie torneranno in Austria al Red Bull Ring per il Gran Premio appunto dell'Alta Austria. Questo è il podcast per quanto riguarda la gara di Silverstone, che ha regalato tante emozioni in vari sensi. Fatemi sapere evidentemente cosa ne pensate di questa analisi su Formula 1, Formula 2 e Formula 3. Il canale andrà invece in ferie per una settimana, dunque non ci sarà il Racing Podcast per quanto riguarda il GP di Austria. Ci rivedremo direttamente al weekend 16-17 luglio, perché ci sarà la gara di Superbike, che torna dopo anche lì un mese di stop, e dunque anche lì i podcast torneranno. Faremo una settimana di pausa, perché appunto andrò in vacanza al mare una settimana, di conseguenza vi gusterete i video precedenti, che sono comunque tanto corposi, esattamente come questo Racing Podcast. Il saluto da parte di Meteo Torgard, ci vediamo al prossimo video.